No, aspetta, usa i pugni. No, troppo basso. No, ok, mi tocca spaccarla. L'ha invece aperta, sono un coglione. Sono un grandissimo coglione. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo qui, ancora con GTA 4 e siamo al finale. La scorsa missione eravamo al bivio, dove vi ho spiegato come procederemo. Sia dentro il gioco che dopo il gioco. E oggi andremo ad assaporare il finale verde, come l'ho chiamato io, ovvero il finale quello profumato di soldi, che però potrebbe comportare un brutto episodio più avanti. Sicuramente sapete già di cosa si tratta, quindi non ve lo spoilerò perché sono un gentiluomo, però insomma, capite già di cosa sto parlando. E oggi andremo a, appunto, portarvi la prima parte del finale A. E la prossima volta non vi porterò la seconda missione del finale verde, ma vi porterò la prima del finale rosso. Quindi è un po' un'alternanza, ecco. Mi raccomando, come sempre, like al video, iscrizione al canale. E noi andiamo tutti belli, dritti, dai. If the price is right. Se il prezzo è corretto, o giusto, o invitante. Come volete metterlo voi. Big Phil, what's up? Going to Port Tudor, let's move. Andiamo a Port Tudor. Allora. Mi tocca prendere la macchina, che palle. Taxi in cenno, eh. No, aspetta, usa i pugni. No, troppo basso. No, ok, mi tocca spaccarla. L'ha invece aperta, sono un coglione. Sono un grandissimo coglione. Dimitri's given the buyer the H while we pick up the money. We'll get a call from him when they have the stuff. Then the buyers will hand over the funds. Could be simple. How come everything we get into starts off simple and ends up real complicated? Well, at least I don't have to see that weasel Dimitri in the flesh. Yeah, I met him when Jimmy pieced up the deal. There's something about him I don't trust. He ain't someone I'd work with more than once, no matter how much he's earning. That's a smart move. I worked with him and he double-crossed me. Sold me out to someone I had history with. I nearly got killed. And I never thought I'd cooperate with him again. Money makes people do the strangest things, don't it? Ok, beh, non era così tanto lontano. No, siamo qua a giocare a carte. Oh, sempre quando c'è New York Groove mi tocca fare le missioni, eh. Many years since I was here. Allora, eccoci qui. Io non condivido questa scelta, però, ragazzi. Fucking Dimitri. He's killed the guy. Cioè, hanno deciso di lavorare per lui e già litigano ancora prima di cominciare. Cioè, avete capito che questa scelta io la faccio per portarvela, ma io non la condivido affatto la scelta di lavorare con lui. Comunque, seguiamo film. Mi dispiace perché la canzone era la mia preferita del gioco, quindi sad story, ragazzi. Cori. Let's see if we can figure out what's going on inside. Sali, coglione, sali.
Don't go too far, Nico. Follow me. Ora, che un uomo di quella età, vestito così, riesca a correre così. Vai, casca sotto, vai, grande. Nah. Mamma mia, Phil, come sei ingombrante. Troppi colpi. Allora, adesso cominciamo. Wow, sì. Mi diventa duro quando vedo colpi fatti così, ragazzi. Se qua mi dà le granate, vuol dire che potrei. Tanto è sceso. Allora, vieni, vieni, ciccio, vieni, 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 mica finita qui. Bello, nel culo l'ho sparato. Oh. Oh. Come ti sei permesso, zio? Non me l'aspettavo mica questa. Certo, Phil, sei la cosa più ingombrante che mi sia mai capitata, giuro. Che poi ci stronzi salgono da qua sotto, Qua ancora vivo. Allora, credo che quel furgoncino lì non vada rotto. Oh. Allora, famo si pretende. Cioè, io sono partito con buoni propositi per sta missione, però, cioè, se me la mettete così... Vieni fuori, coniglio. No, te devi sta a coprire le scale. Mamma mia, Phil, se le... Io ti giuro che se viene qualcuno su dalle scale e m'ammazza, restarto la missione e ti metto sotto con la macchina al costo di rifallirla, giuro. Senti, mi hai rotto i coglioni tu, là dietro. Fai il coglione. E questo è il prezzo da pagare, zio. Te ora stai buono. Te prima che mi faccia saltare i nervi, stai buono. Te se mi tocca perdere vita per... Non so se è uno stick up, però mi servirebbe... Se possibile un kit medico, zio. Sapevo. Poi già stanno usando ste mitragliette di merda, no? Che sono mitragliette di merda, perché quando le uso io, tipo, ci vogliono 3 caricatori per uccidere qualcuno.
Fate che non ci sia qualcuno sulle scale, perché sarei morto proprio sul colpo. Guardate, anche un giubbotto, qualsiasi cosa, mi accontento. No, 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 no. Ma poi da dove sono spuntati? Vabbè dai ragazzi, l'ultima missione va... È giusto che mi metta alla prova. Già è caldo. Più sto sudando freddo per... questa missione qua. Non c'ho più vita, raga. Proprio che ci vada a cazzo duro, eh. Ok. Allora. C'è uno lì? Ce n'è più di uno, però. Anzi, come più un colpo, sono morto. Lo dico. Ecco. Avete sentito? No, però devo essere sincero, mi ha preso veramente bene. Mi ha preso veramente bene. Allora, praticamente è una stronzata, perché sti qua sono venuti su dalle scale. Praticamente tutta la vita che l'ho perso, adesso non l'ho persa. Che cazzata però. Che glitch. No, però quello sotto è rimasto uguale. Attenzione, potrebbero cambiare le cose. Aspetta, ci dovrebbe essere modo per prenderlo da un'altra parte, però. Prima che lo prenda in culo. Andiamo da qui. Ciao zio. Morto. Ah, mica t'ho visto io. Provo. Ciao. A posto, risolto il problema. Chi l'ha visto? E ora si è disconnected. Ta-da-ta-ta-ta. Perché spari un colpo alla volta, zio? Ah, ce n'è un altro lì, vieni, vieni, vieni. Io mica mi faccio problemi. A posto anche te, sistemato. Ok, beh, la situazione adesso è assai buona. Un altro. Ragazzi, io mi mando al macello, non so se avete capito. In realtà prima ci ha mandato a me. Non è morto. Risuscitano. Mm.
perché qua fare un passo potrebbe essere fatale, sai. Troppo lontano. Allora, se scendo, saltano fuori tutti. Ok. Ok. Attenzione che ce l'ho lì. Tanto fuori lui. Colpito nelle palle, non affondato. Bello. Sublime più che altro. Te, Phil Bell, sei veramente la peggio pezza al culo che mi sia veramente mai capitata in un gioco. Fatelo dire. È fatta. Ma mi disturba quello là a sinistra. No, non devi saltare, devi ricaricare, zio. Bello, e ti prendo così. Oh, tolta la mia paranoia. Tu dove sei? Mezz'ora che dice any last words before I blow your brains out. E non vedo nessun brain out volare. Ora con i fucili vi siete messi. Di qua che ronzano lassù senza apparente motivo. Cioè, vedo una testa che spunta. Ok. Tu fuori dal cazzo. Insomma, non so. Vai, ciao. Tu sei ancora vivo. Tu sei il prossimo candidato. A posto. Tu scappi come un coglione. 64, 94. Tutto fa. Avete fucilini qua? No, mi spiace. Allora, te che corri come un coglione, ma dove vai? Bello, ribaltati. Oh, ma coglimi, coglimi. Ah! Sono stato troppo superficiale, sapete? Qua c'è un kit medico lì, da usare con cautela. Questa è una posizione veramente scomoda, quindi fammi andare qui. Oh, godo. No, evidentemente non ce l'avrei mai fatta a prenderlo prima. Ok. Dobbiamo uscire dall'altro versante. Bello! Senza mina automatica in testa, chi mi ha sparato? Chi è quello che mi ha sparato? Devo andarci piano con le munizioni.
nulla, tutto procede bene. L'unico problema è che io non sto trovando... Non li vedo. Forse dall'alto si vedono, per forza. Eccoli. E quanti colpi ci sono voluti, oh. Muori. A posto. Tanto se nessuno fa così, dei film non ci arriverai mai. Dritto nel capo. Oh, zio, sei ancora vivo. Bastardo, bastardissimo. Mamma mia, Phil. Si poteva entrare dall'altra parte, eh? Andiamo, coglione. Ha visto che ce la facevi? Andiamo, Phil, andiamo. E con calma, eh. Musica è sta qui, oh. Insegui, ma non uccidere. Grazie per spalancarmi la strada, zio. Ah, come sono immanovrabili sti mezzi pesanti. Si chiamano mezzi pesanti, un motivo ci sarà. Per fortuna c'hanno il fondo alto e sti bidoni fanno poco o niente. Ah, ci sparano anche a noi, bellissimo. Siamo i benvenuti, vedo. No! Potevamo andarci a piedi per davvero. Ok, adesso si fa più interessante.
Ragazzi, guardate la mia faccia, sto tryhardando a bestia. Quattro taxi di fila, bastardi, quando mi servono non ci sono mai. Briefing. Bonnie. No. Non è stata una buona idea, pensavo fosse morto. Non gli ha sparato lui, ma poi ha realizzato che ha sparato Phil e non ho sparato io, quindi non potrebbe mai essere morto. Bastardo! Dove sono i soldi? No, no, la polizia no. Sono i soldi. Eccoli. Phil, però ti devi sbrigare. Ovviamente è sceso quando c'era la polizia dietro. Certo che scappare con sto mezzo non deve essere facile. Ma non posso chiamare Francis? No. Ovviamente quando serve. Che bella la mafia, John. No. Meno male non c'è scritto azzerare il tuo livello di sospetto, perché sennò sarebbe un gran problema. A parte potrei pseudo riuscirci adesso, perché sti coglioni si sono schiantati. Invece non ci riuscirò. Che c'è, vaffanculo. Oh, che culo. Che culo. Che gran culo. Ci siamo. I would have preferred to have with me in a spot like that. I just wish I hadn't been put in that position. Keep safe and enjoy the money. Ciao.
250.000 ragazzi, siamo 800.000, quasi un milione, in un gioco praticamente dove gli unici soldi che puoi spendere sono divertimento e vestiti, quindi sono soldi che non puoi investire come GTA 5. Ah, questo è morto. Mi sa che non sarà così. E quindi adesso, ragazzi, arriverà la parte più interessante, il matrimonio di Roman con Mallory, che insieme a Dimitri fanno i personaggi che ci sono sin dall'inizio.